andata la gara? Bene, l'abbiamo finita senza troppe difficoltà, diciamo qualche piccolo dettaglio. Su quale speciale? Sì. Sulla prima, la seconda diciamo era molto più soft, giusto per finire. Allora, tu giri ancora con una 26. Dobbiamo sfatare il mito che ci si può divertire solo con le 29. Ma guarda, con le 27 e mezzo. Se hai voglia di divertirti, ti diverti anche con una Graziella. Beh, magari che con adesso la... magari insomma certe situazioni che affrontiamo noi con la Graziella non riesci. Però almeno avevo una bici, diciamo, biammortizzata, insomma. Un veterano dell'enduro MTB Italy, come stai, mister? Buongiorno a tutti, tutto bene? Bellissima giornata anche oggi, anche se il meteo sarà forse un po' inclemente verso pomeriggio, ma speriamo di superare anche questo ostacolo. Come sta andando questa tua ennesima stagione di enduro? Beh, diciamo che quest'anno stagione di enduro è una parola molto grossa. Causa Covid, aspettiamo settembre magari per dire se riusciamo a fare un paio di gare. Qui questa non è neanche una gara, è proprio un divertimento puro. Grazie. Cosa ne pensi di questa gara? È bellissima perché non è neanche da considerare una gara, ma è stare in famiglia con i biker di tutta Italia, anche stranieri, ci vengono a trovare ogni anno, belgi, francesi, austriaci, olandesi. C'era anche un olandese quest'anno. Niente, si sta bene, si sta in compagnia. Il primo giorno un po' così, poi alla fine si diventa una famiglia e quasi si dice cazzo fai domani. Tra l'altro anticipiamo che l'altro giorno aveva in mente di organizzare un'altra trans gara in quel della sua regione. Esatto, sono solo idee momentaneamente o c'è già qualcosa di... No, per il momento è solo un pensiero, però ci stiamo già lavorando. Può darsi che in Dolomiti nasca qualcosa, speriamo. Minchia ragazzi, nasce un movimento qua. Ciao a tutti. Bonjour. Grande. No, era un video. Allora, com'è questa transferita all'inizio della quarta giornata? Ma abbastanza bene, dai. Sei stanchino? Ti vedo un po' provato dalla faccia. Sì, un po' provato sicuramente perché ieri ci abbiamo dato, siamo andati su in alto, abbiamo preso la seggiovia, siamo venuti giù, insomma, abbiamo fatto un bel giro, Grande. Allora, com'è il dottore? Malissimo. Cosa è successo ieri? Sono stanco. Beh, e ieri cosa hai combinato? Hai fatto la rusticata? Un po'. Ho seguito le tue istruzioni. Quindi cosa hai combinato? Ho rotto tutto. Ma fisicamente o meccanicamente? Meccanicamente, fortunatamente. Questo ragazzo era quarto in classifica generale, com'è il tuo nome? Silvano. Cognome? Ho già freddo. Oh la madonna. Ascolta, cos'è che hai combinato? Ho parato in punta, ho fatto tutta di corsa. Ma quando? L'altro ieri, giovedì. E quindi hai perso una trentina di minuti? Più o meno, sì. Vabbè dai, però sei ancora qua a battagliare? Sì, dai. Grande. Speriamo. Ambizione? PS, via, vediamo. Dai, vittoria di tappa, vittoria di tappa. Ormai la classifica è andata alla vittoria di tappa. Ecco, attenzione a non farsi... Per vincere bisogna anche non farsi tirare sotto dalle macchine. Dalle macchine, esatto. Non ho capito la domanda. Sei caldo? Io sono caldo. On fire. No, nato caldo. Dipende per cosa. Un'altra parte importantissima di questa gara sono tutti questi volontari che vedete qua, che hanno contribuito a rendere sicuro il percorso. Intanto qua guardate la gioventù, dai fallo un bel manual. Sono caldissimi nel piazzale, poi ogni tanto perdono. Lui è il papà, vero? Anche lui potrà confermarlo che il figlio ha perso un po' di raggi, camere d'aria in giro per le speciali, però intanto. Questa invece è una fotografa che purtroppo ha le preferenze, manda le foto solo a chi vuole lei. La prossima volta mi tatuo anch'io così. Ce li ho nascosti i tatuaggi, molto nascosti. Sono più belli. Invece come ti è sembrata questa transvarietà in generale? Una bella esperienza che ho fatto anche l'anno scorso e infatti ci sono tornato perché mi è piaciuta tantissimo. Non è proprio una cosa da tutti, bisognerebbe avere un filo di allenamento anche per essere più tranquilli e farla in tutta sicurezza. Grande. Quindi al pro dell'anno scorso, in top 5 quest'anno. Ma non si sa mica. Eh?
mandato. No, lo chiedo io a te. Io no, no, chiedilo a lui, lui l'uomo di punta del Team Blue Bag. Fino a ieri, bisogna vedere dopo oggi. Oggi gambe. Non ce n'erano troppe. Sono mica. Chiediamo anche ai DJ come è andata questa giornata, li vediamo un po' sbattuti. Ma noi più che altro un po' annoiati, perché la maggior parte del tempo siamo stati qua senza di voi. Senza i rider? Senza la vostra compagnia. E cosa dice l'Alessia? Per fortuna abbiamo ritrovato le chiavi, però. Allora, perché bisogna capire che Alessia e il suo compagno sono estremamente disordinati e hanno perso le chiavi. Vero, vero. Vero, vero. È vero, è vero. Non si può negare. Potevano controllare il Rusty. Esatto. Il killer. Cosa hai da dire? Ciao a tutti. Ah, ok. Sto cercando una sedia. Com'è? Bene, grazie. Tutto com'è andata oggi? È andata bene, avevo un po' di male al ginocchio, ma tutto in regola. Ma quanti anni hai te? Io? Sì, te? 20, 25. Ma no, a vedere così ne, a me sembra 16. Sembra che ne... 16? 16. Ma sei serio? 16. Che categoria sei? Junior. Donna. Cosa ne pensi della trap? È una musica di merda. Wie geht's, man? No. Sehr gut geht's. Du liebe diese Strecke? Ja, sehr. Hart zum Raufgehen, aber sehr geil zum Runterfahren, sehr geile Trails. In English for our international followers. Oh yeah, I will try. No, it was very physical to hike up. Also on top on 2800 is a little bit hard, but the trails, it's amazing. It's a lot of fun, really fast, really technical. It's... Do you like this kind of race? Yes, perfect. Blind races over more days, it's the perfect race situation. For me, it's the best. You are from Germany, no? Yes, Germany, Bavarese, it's close to Munich. We have also nice mountains, but not like here. Yeah, it's a little bit more. And what is your position now at the moment? I don't know. I think so far, I know it was not that bad today, but yeah, I will be a surprise soon. Top 10 or top 5? I don't know. I think top 10 for sure. Maybe with a little bit luck, could work top 5. I can't remember. Yeah, man. Ciao. Ciao. But your bike is, huh? No, Rodwild bike. Rodwild. Yeah. Yeah. From Deutschland. Yeah. Anche tu, no? No, no. Però tu parli tedesco? No. Bici, c'è poco da fare, Comunque. Ce l'ho, ah no. Tutto a posto? Tutto a posto, fa bello, è finita, viva la birra, il campione, Un campione, hai vinto la Transvarada? Sembra di sì. Ah sì? Com'è andata oggi? Bene, bene. Ti sei divertito? Ho spento tanto nella prima, nella seconda avevo usato un po' più la testa. Adesso scusa, ma bevi, devo fare le cose importanti. Guarda qua gli aminoacidi giusti.